Buonasera a tutti. Diamo inizio alla seduta del Consiglio Comunale di Riccione del 16 aprile 2015. La parola al segretario per l'appello. Buonasera. Iniziamo con l'appello. Renata Tosi, Galassi, Urbinati, Ermeti, Mercatelli, Stefanacci, Santi, Montanari, Mignani, Rizzoli, Fabbri, Dionigi, Palazzi, Montalto, Mingucci, Gravina, Raffaelli, Ubaldi, Casadei, Pazzaglini, Bauzone, Marchetti, Bonfini, assente giustificata, Arcangeli, Cicchetti, Ripa. Buonasera a tutti. E inizio con una breve comunicazione. E vi avverto che abbiamo fatto un piccolo cambiamento nella trasmissione dei lavori del Consiglio e abbiamo, essendo scaduto il contratto col precedente emittente, abbiamo fatto ricorso al mercato elettronico per la pubblica amministrazione per reperire nuovi emittenti radiofoniche e televisive. Il servizio televisivo è affidato a Iniziative Editoriali SRL e prevede la ripresa televisiva di tutta la seduta consiliare e la trasmissione in versione integrale sul canale newsrimini.tv, che è il canale 614 del digitale terrestre. Il Consiglio andrà in onda il mercoledì della settimana successiva a partire dalle ore 21, in due o uno o due serate a seconda della durata del Consiglio, quindi con modalità invariate rispetto a quanto avveniva prima. E il nuovo servizio costa circa 50 euro meno di quello che pagavamo precedentemente, quindi abbiamo accettato l'offerta di Iniziativa Editoriale SRL. Il servizio radiofonico è invece affidato a Coap, Comunità Aperta, è una società cooperativa a responsabilità limitata, e prevede la trasmissione radiofonica diretta e integrale delle sedute del Consiglio Comunale sulle frequenze di Radio Icaro, quindi senza cambiamenti rispetto a quanto avveniva prima, e anche in streaming live su radioicaro.com e newsrimini.it. Anche qui abbiamo un piccolissimo risparmio rispetto alle tariffe che pagavamo precedentemente. I servizi sono affidati per durata di un anno dalla sottoscrizione dei contratti che è avvenuta in data lunedì 13. Quindi tolto questo piccolo cambiamento, nulla viene modificato per quanto riguarda la trasmissione dei lavori del Consiglio. Passiamo quindi al punto 2 dell'ordine del giorno, che è una delibera dall'oggetto Costituzione in forma associata della centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture fra i comuni di Riccione, Coriano e Montefiore Conca. Approvazione dello schema di convenzione. Propone il sindaco Renata Tosi. Prego. Grazie mille, Presidente. Allora, la legge prescrive per i comuni che non sono capoluogo e che non sono già unificati con entrati in unione di comuni, l'obbligo di istituire la centrale unica di committenza facendo un lavoro di sinergia e di collaborazione con altri comuni limitrofi. La nostra è stato un lavoro logicamente che è andato semplicemente con questa istituzione della commissione unica di committenza a oltremodo sigillare quello che è il rapporto già esistente in termini di collaborazione da un lato con il comune di Coriano con il quale abbiamo già una convenzione per la gestione della polizia municipale e con il comune di Montefiore Conca, con il quale abbiamo la convenzione per la gestione del segretario comunale. Abbiamo quindi messo entrambi allo stesso tavolo con noi, abbiamo istituito, appunto, abbiamo chiesto e abbiamo lavorato per un convenzionamento con gli stessi ai fini della costituzione di questa commissione, di questa centrale unica che ci permetterà di andare ad ottimizzare il personale e quindi le risorse che tutti e tre come comuni abbiamo e nel contempo ci permetterà di ottenere maggiori risultati e anche combattere quello che è il grande pericolo delle infiltrazioni criminose.
Il provvedimento per il comune di Riccione sarebbe stato obbligatorio solo dal prossimo settembre, ma proprio in ragione di questa collaborazione che è già esistente tra i due comuni e anche in ragione di quello che è un giusto rapporto di aiuto, sussistenza e comunque lavoro in sinergia con i comuni vicino a noi, ci siamo sentiti nel dovere o comunque nel cogliere immediatamente questa opportunità, elaborando, come avete potuto vedere, una convenzione che puntualmente indica quelli che sono i diritti e doveri dei comuni che aderiscono e anche quelli che sono gli oneri finanziari dei singoli comuni. Stamattina non succedeva. Dei singoli comuni circa il pagamento degli oneri attinenti ai bandi. Il limite è per quanto riguarda le commesse, quindi per i lavori, nonché per i servizi, è anche cifre al di sotto dei 40.000 euro, logicamente per i lavori, quindi per gli appalti, per i lavori sopra i 150.000 euro. La convenzione è molto semplice, perché le cose più semplici sono le cose normalmente che funzionano meglio. Loro hanno già convenuto con noi la stessa stesura. Facciamo oggi il primo passo in consiglio comunale per poi permettere loro di andarvici ad aderire. Grazie. Grazie Sindaco. Allora, ci sono interventi da parte dei gruppi consigliari a riguardo? Qualcuno della giunta? La consigliera Marchetti, prego. Sarà l'intervento principale? Ok. Si sente? Sì. Allora, prima di tutto, premesso che quello della costituzione della centrale unica di committenza era comunque un atto dovuto, così come previsto dall'articolo 33 del codice dei contratti. E la mia domanda è questa, nel senso, qual è il principio di efficienza e di economicità che si è determinato per inserire in questa convenzione il comune di Montefiore e di Coriano, piuttosto che magari comuni della costa, quali potevano essere Misano, Cattolica e San Giovanni e Marignano, che avevano provveduto appunto a costituire la centrale unica di committenza già da dicembre del 2014. Peraltro era un adempimento che adesso, perché è stato prorogato col mille proroghe del 2015, ma in caso contrario sarebbero state bloccate le procedure per l'acquisizione di beni e servizi. E quindi volevo un attimo cercare di capire questo. Poi, come diceva l'assessore Cesarini la volta scorsa durante la commissione, ancora non è molto chiara la normativa appunto per queste unioni dei comuni, perché ci sono state un attimo un po' di discussioni e dibattiti proprio tra le stesse imprese e le associazioni di categoria che le rappresentano, tipo l'ANCI. E mi chiedevo come mai, proprio a fronte di questa mancanza di chiarezza che ad oggi c'è nella normativa, perché si debba fare una convenzione che duri 5 anni a fronte magari di una durata inferiore, proprio perché la durata di 5 anni a parte va a scavalcare anche una prossima legislatura e quindi vincola anche una futura legislatura a avere questa convenzione con questi due comuni. E niente, volevo un attimo capire il perché della durata e il perché proprio solamente la scelta di questi comuni e non aver preso in considerazione altri comuni della costa che potevano avere le nostre stesse problematiche. Grazie. Prego, Sindaco. La convenzione non è preclusiva, nel senso che noi abbiamo semplicemente, sulla scorta, come dicevo, di quelli che sono già i rapporti in essere, abbiamo iniziato a parlare con i due comuni con i quali abbiamo già una convenzione, anche se diversa natura. Il comune di Misano, credo già con il comune di Cattolica, se non erro, avevano già siglato a dicembre, senza nulla
insomma, coinvolgere il Comune di Riccione sulla centrale unica di committenza. In ogni caso, e a prescindere, io credo si potrà forse anche arrivare ad un'unica centrale unica di committenza anche tra questi tre comuni, cioè noi tre comuni, con i restanti dell'eventuale provincia, perché veramente non è che ci siano problemi in merito, partendo dall'assunto che è un adempimento di legge. Cioè, come hai detto benissimo, è semplicemente la legge che ce lo prescrive, il principio è sacrosanto, va logicamente a mettere a sistema non solo le capacità, ma soprattutto ad ottimizzare le risorse circa il personale, soprattutto sulla scorta di quelle che sono le difficoltà dei piccoli comuni nella possibilità di assumere e quindi avere personale particolarmente formato e competente. Quindi io confido e credo, come già stiamo lavorando su altri fronti per quanto riguarda ad esempio la Polizia Municipale, tanto non è un segreto, con Misano e Cattolica, forse potremo arrivare serenamente anche a siglare oltremodo con loro in maniera più ampia ed estensiva una convenzione che ci racchiuda a tutti. La durata è semplicemente data dalla ottimizzazione, è un adempimento di legge. Finché c'è, prescinde dall'amministrazione che governa una città. Quando non ci sarà più, nel caso fosse, l'adempimento cade da sé, ma non credo sia questa la strada. Tanto abbiamo capito, abbiamo compreso un po' tutti, che nell'ambito della riorganizzazione degli enti locali, una volta soppresse le province, si andrà sempre di più verso l'unione dei comuni, che anche se non siglata con un'unione territoriale, sarà sicuramente un'unione di funzioni e di servizi fondamentali. Le risorse sono sempre di meno, quindi se si può ottimizzare e raggiungere comunque a prestare il servizio ai cittadini, è il servizio migliore. Grazie Sindaco. Se non ci sono altri interventi, porrei in votazione la delibera, a meno che qualcuno non voglia intervenire per dichiarazione di voto. No? Quindi mettiamo in votazione la delibera. Prego. Con 16 voti favorevoli e 8 astenuti, la delibera è approvata. Sì. Per questa delibera è anche prevista l'immediata... Io ce l'ho. A me risulta ci sia l'immediata eseguibilità, infatti. E quindi pongo in votazione l'immediata eseguibilità per la delibera che abbiamo appena approvato. Prego. Con 16 voti favorevoli, 6 contrari e 2 astenuti, la delibera è dichiarata immediatamente eseguibile. Allora, dico una cosa, chiedo soprattutto la cortesia ai consiglieri di opposizione, rimanderei la discussione del prossimo punto, che è il piano triennale, successivamente al bilancio, perché l'assessore ai lavori pubblici per un contrattempo non è potuto essere qui all'inizio del consiglio. Quindi, no, il triennale, perché mi sembra opportuno che sia l'assessore ai lavori pubblici a spiegare i lavori pubblici. Siccome si è trattato di un contrattempo, direi che se non ci sono obiezioni si possa portare a un momento successivo dell'ordine del giorno. Quindi iniziamo con il bilancio.
Sì. Stavo cercando la delibera. Non ce l'ho. Ok. In realtà dalla 15. Ok, come concordato ieri sera, propongo al Consiglio di operare in maniera lievemente diversa da quanto prescritto in ordine del giorno. Abbiamo, se non vado errando, circa 15 delibere da approvare, che sono tutti gli allegati del bilancio che viene approvato in fondo. Per questioni di chiarezza, trattandosi di discussioni generali in tema di bilancio, anticiperei la discussione dell'ultima delibera, che di fatto è l'approvazione del bilancio nel suo complesso, ad adesso. Senza voto, ovviamente. Quindi sarà questo il momento in cui avremo i tempi doppi e in cui potremo fare gli interventi sul bilancio. Dopodiché andremo avanti con le votazioni delle singole delibere, con possibilità ovviamente di contraddittorio dibattito per ogni singola delibera, questo mi sembra chiaro, e votazione finale del bilancio dopo l'approvazione di tutti i suoi allegati. Serve molto semplicemente per evitare di discutere il bilancio, che è una discussione piuttosto corposa, alle 3 di mattina. Questo è lo scopo di questa piccola inversione dell'ordine del giorno. Quindi apro la discussione del bilancio di previsione che, come ovvio, è proposto dall'assessore Roberto Monaco. Prego. Buonasera a tutti. Grazie Presidente. Siamo finalmente giunti all'appuntamento più atteso, siamo finalmente giunti ai nostri numeri, al nostro bilancio di previsione. È un bilancio che dimostra tutta la responsabilità e la determinazione nel voler far bene il nostro compito di amministratori e nel voler fare il bene della città. Opa. È un bilancio che da subito mette in mostra il nuovo approccio alle difficoltà che abbiamo incontrato durante la chiusura dei conti. Difficoltà dettate principalmente dal drastico taglio dei contributi statali, dalla copertura finanziaria necessaria alla riconferma dell'esenzione TASI prima casa, che come ricorderete l'anno scorso è stata resa possibile con la coda dell'IMU dell'anno precedente, dai maggiori oneri derivanti dall'assorbimento delle deleghe dell'USL e dal calo degli oneri di urbanizzazione, il tutto per circa 4 milioni di euro. Si è lavorato seguendo la via dell'efficientamento e della razionalizzazione e il risultato ottenuto è il frutto della costante collaborazione tra l'amministrazione e il personale dell'ente che ha svolto un lavoro davvero pregevole. Entrando nel merito del bilancio, per quello che riguarda le entrate, la configurazione delle imposte locali non è variata rispetto all'anno precedente, pertanto IMU, TASI, TARI e imposta di soggiorno sono le stesse identiche del 2014, sia come tariffe, come aliquote che come singoli elementi oggettivi. Sono stati riconfermati tutti i provvedimenti già introdotti da questa amministrazione nel corso del 2014 e più precisamente, come già detto prima, l'esenzione TASI prima casa, l'aumento della soglia di esenzione dell'addizionale IRPEF a 17.000 euro, la riduzione del valore delle aree rientranti nei PSC ma non nei POC. Inoltre sono stati inseriti nuovi provvedimenti di sostegno sia alle famiglie che alle imprese, soprattutto per ciò che riguarda la TARI. E mi riferisco alla delibera per le agevolazioni per le attività interessate da lavori pubblici che si protraggono per oltre 6 mesi, che abbiamo approvato a fine anno, alla nuova riduzione della TARI del 20% per le attività di carattere stagionale e alla nuova riduzione per i rifiuti speciali, oltre alla più importante riduzione delle rette di nido con un significativo calo delle stesse. Tengo a precisare che il bando delle agevolazioni delle TARI non è allegato a questa delibera che portiamo qui oggi, ma uscirà non appena avremo completato la stesura di concerto con le organizzazioni sindacali e i patronati per problematiche legate alla nuova ISA. Nel frattempo è previsto in questa delibera che chi era già nelle nostre graduatorie, nei nostri elenchi, può sospendere il pagamento della rata di aprile in attesa che appunto escano i bandi nuovi e proseguire. Quindi anche se dovesse ricevere il bollettino a casa non si allarmi, lo tenga lì. Sono state riviste le scadenze della TARI che ora arriverà con cadenza quadrimestrale e anche qui tengo a fare un'altra precisazione.
per tutte le attività che sono state colpite dalla grande mareggiata di febbraio. In via eccezionale per il solo 2015 la rata di aprile slitta unitamente a quella di fine agosto. E questo senza maggiorazione di interessi e sanzioni, logicamente. È stata semplificata la procedura di rendicontazione e di pagamento dell'imposta di soggiorno, riducendo il numero degli adempimenti, quindi un piccolo alleggerimento da quel punto di vista burocratico. Sul fronte delle spese sono state valutate tutte le voci di spesa con coscienza e in modo approfondito, andando a eliminare progressivamente il maggior numero di sprechi o voci obsolete, rimettendo in discussione tutte le poste di bilancio. Si è dato inizio alla prima aggressione della componente di spesa rigida dell'ente attraverso la rinegoziazione dei contratti con Eraluce e GEA. È stato predisposto un piano di razionalizzazione delle società partecipate con una progressiva dismissione di alcune di esse. È stato ridotto al minimo di legge il numero degli incarichi di consulenze, limitandole alle sole professionalità non presenti nell'ente, in particolar modo i geologi. I maggiori oneri gravanti nel settore dei servizi sociali derivanti dall'assorbimento delle deleghe dell'USL, come dicevo prima, e le minori entrate derivanti dalla riduzione delle rette nido sono stati recuperati attraverso la razionalizzazione della spesa degli altri settori, in modo tale da mantenere inalterata sia la quantità che la qualità dei servizi. Il turismo ha ottenuto maggiori stanziamenti rispetto al 2014 e una più corretta destinazione di parte del gettito derivante dall'imposta di soggiorno, in particolar modo attraverso la promo commercializzazione della città. Il costo del personale è sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente, ma la tendenza sarà a una sua progressiva riduzione a seguito della mancata sostituzione dei pensionamenti, di cui la voce presente nel bilancio preventivo non tiene conto, quindi al lordo dei pensionamenti che avranno in corso d'anno. Per quello che riguarda il piano delle valorizzazioni e alienazioni, è stato ridato nel rispetto di quello che è la situazione dei beni, con la novità dell'indicazione delle stime presunte sui CEP. Delle stime presunte su cespiti, buonasera revisori, senza perizia tecnica definitiva, per consentire maggiore trasparenza e informazione. Il piano triennale degli investimenti rispecchia le priorità di questa amministrazione, in particolar modo la manutenzione, il decoro e soprattutto la messa a norma in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, parchi e porto. Per portare a compimento questo piano, la strada maestra sarà quella delle alienazioni. Solo in via residuale si ricorrerà all'indebitamento e in ogni caso il ricorso ai mutui avverrà nei limiti di legge e in misura inferiore a quella parte di mutui che andremo a estinguere in corso d'anno. Andando in una serie di elementi di carattere prettamente tecnico, questo bilancio rispetta il patto di stabilità dell'ente, rispetta tutti gli equilibri dettati dalle norme di finanza pubblica. L'avanzo presunto 2014, nella parte in cui può essere impiegata, viene utilizzata in base alle previsioni di legge. L'incidenza degli interessi passivi sulle entrate resta ben al di sotto sempre dei minimi di legge. Inoltre, dalla verifica con i vari settori non risultano né debiti fuori bilancio né si ritiene ci siano estremi per stanziamenti relativi a passività potenziali. Tutti i residui sono stati valutati e verificati. È stato inoltre istituito un fondo di salvaguardia del 20% sui singoli settori, tranne per il settore dei servizi sociali e per il settore del turismo. In conclusione, questo è un bilancio che ha una sua precisa identità, che ha ben saldi gli obiettivi e le priorità di questa amministrazione, che come ricordo è composta da persone riccionesi che hanno messo a disposizione della città il proprio impegno, passione e professionalità. Prima di lasciare la parola agli interventi vorrei ringraziare il sindaco e la giunta per la collaborazione, la condivisione e il sostegno nella redazione di questo bilancio. La dottoressa Farinelli, dirigenti e tutto il personale dell'ente per l'impegno, la professionalità e la disponibilità dimostrata ciascuno per quanto di sua competenza nella chiusura di questo bilancio. Grazie. Grazie assessore. E la parola ai consiglieri per gli interventi dei gruppi. Ricordo i tempi doppi, quindi 20 minuti per l'intervento principale, 10 minuti per gli altri interventi da parte dei consiglieri. Consigliere Galassi, noi riccionesi, prego. Molto giusto,
Grazie Presidente. Caro Sindaco, colleghi consiglieri, potrà sembrare strano, ma è assai positivo per la nostra città che oggi possiamo approvare il bilancio preventivo del 2015. Come tutti voi sapete, non è stato un lavoro facile. La legge di stabilità 2015 contiene infatti per i comuni delle sfide, ma anche dei sacrifici non indifferenti in termini di trasferimento dallo Stato e di nuove norme contabili all'interno di un quadro normativo ancora non completamente compiuto. Allo stato attuale non sono ancora noti con certezza trasferimenti statali. Va da sé che l'impossibilità di definire con ragionevole certezza l'ammontare delle entrate porta notevoli difficoltà alla predisposizione del bilancio, che pertanto dovrà essere oggetto di variazioni, mano a mano che sulle poste dinanzi richiamate si raggiungerà un più elevato grado di certezza. Infine, l'assoggettamento al patto di stabilità comporterà ulteriori difficoltà. Tuttavia, il nuovo contesto economico-finanziario in cui ci troviamo non può rappresentare una rinuncia al raggiungimento degli obiettivi e del programma politico-amministrativo proposto agli elettori, ma deve costituire un punto di partenza per una rivoluzione positiva nel riorganizzare un'amministrazione pubblica sempre più attenta al corretto utilizzo delle risorse pubbliche. E dunque, se oggi siamo pronti è perché è stato fatto un grande e buon lavoro, ben fatto. Ringraziamo per questo l'assessore Monaco e tutta la struttura finanziaria del Comune, ma lasciatemi dire che fondamentale è stato l'approccio politico che questa Giunta e il nostro Sindaco hanno impresso al percorso di costruzione di questo bilancio. Mi riferisco al coinvolgimento dei quartieri, centri e non periferie della città, e soprattutto perché da tempo questa maggioranza, ce l'ha ben chiaro, ha la direzione di marcia, quel cambiamento di finalità che con passione il Sindaco non ha mai smesso di indicare, aiutare anche attraverso le politiche di bilancio la ripresa economica, mantenendo una bassa pressione fiscale per favorire consumi ed investimenti. E fare tutto questo in un quadro di equità, progressività fiscale e lotta all'evasione. Una politica che aiuta le famiglie con redditi più bassi e le attività di interesse turistico o le nuove imprese. Questo bilancio opera e avvia la realizzazione di queste scelte. Ma per cogliere fino in fondo la portata innovativa di questo bilancio, fondamentale è anche comprendere che il ruolo di una città come Riccione, quello che offre in termini di servizi, non può ricadere a beneficio solo dei suoi residenti, ma deve interessare, comprendendoli, anche chi visita e chi ha scelto la città come sua seconda casa. Ecco perché ci convince l'idea che Riccione non debba solo essere una città per residenti, ma essere una città aperta, capace di coinvolgere e attrarre attenzione e crescita, non solo a beneficio della sua industria e dell'ospitalità, ma essere soprattutto una città capace di trovare in questo una sua rinnovata identità di città innovativa, moderna, essenziale nella sua progettualità e funzionale nella sua visibilità. Abbiamo per questo apprezzato le scelte di questo bilancio, che questo bilancio presuppone di dare priorità alle risorse e alla riqualificazione urbana, alla manutenzione delle strade e lo sviluppo e la qualità dei suoi servizi. Altro punto fondamentale che questo bilancio indica e di cui noi sosteniamo è la portata è a fare meglio, con minore risorse a disposizione, e mantenere quindi alto il nostro livello di welfare, razionalizzando con l'innovazione e con la riorganizzazione. Con questo bilancio l'amministrazione ha provveduto a rimodulare le esigenze di spesa, effettuare dei tagli non lineari ma oculati. Decurtazioni si trovano nei trasferimenti alle istituzioni, nella ridefinizione dei contratti di servizio, vengono ridotte le spese di consulenze esterne, sono state abbassate, rinegoziandole, le spese relative ai vecchi mutui contratti per cofinanziare le opere pubbliche. Si riducono le spese anche sul personale e scendono anche i costi degli oneri di urbanizzazione, scelte che seguono pienamente parametri dettati dalla Corte dei Conti. Nello stesso tempo si prevede di spendere più soldi per l'istruzione dei ragazzi e per garantire agli anziani un futuro. Così come
nessuno qui non può non aver colto lo straordinario senso di novità che è dato dalla ricerca di forme nuove, di risorse nuove, finanziarie, organizzative, umane, per mantenere e sviluppare la nostra capacità di proposta legata agli eventi e alle iniziative turistiche. Un bilancio che vorrei dunque definire equilibrato, lungimirante ed equo, che agendo contestualmente in tre direzioni, la revisione della spesa, di funzionamento della macchina comunale, gli interventi sulle politiche fiscali, i contestuali irriventi tagli delle spese, mira a promuovere le scelte virtuose. Lasciatemi aggiungere, anche nonostante il contesto finanziario e normativo nel quale ci si è trovati a operare, apprezziamo la forte determinazione di questa amministrazione a ridurre la pressione fiscale. Sono buone notizie il mantenimento dell'esenzione della TASI per la prima casa, la rimodulazione della pressione delle tasse, tributi e tariffe sulle famiglie, soprattutto quelle bisognose, la riduzione delle rette dei servizi per l'infanzia, l'utilizzo diffuso di ISEE per qualsiasi agevolazione. Così come un'ottima notizia la graduale riduzione dello stock del debito, tenendo il ricorso all'indebitamento al minimo, solo in riferimento alle opere indispensabili, che potranno contare su una parte delle risorse derivanti da un piano delle nazioni, questa volta realizzabile, e sugli oneri di urbanizzazione, invertendo una tendenza che ha segnato gli ultimi anni di amministrazione della nostra città. Infatti questi non saranno destinati alla copertura della spesa corrente, ma andranno a finanziare la manutenzione delle strade e delle scuole. Un bilancio che non abbiamo alcuna difficoltà a condividere, perché appare ed è sano, con i conti in ordine e grazie alle scelte oculate anche in passato, ha un indice di indebitamento per il ricorso ai mutui destinati al finanziamento per le opere pubbliche al di sotto dei parametri massimi previsti dalla legge ed esattamente del 2,5%, quale incidenza sulla spesa corrente, quando il tetto massimo fissato a livello nazionale sappiamo è l'8%. Il nostro è un bilancio sano, equilibrato, che rispetta il patto di stabilità, il tetto del personale, l'assenza di debiti fuori bilancio ed è in grado di assicurare i pagamenti ai fornitori in tempi brevi. Si tratta di un bilancio che persegue una politica di rilancio investendo sul futuro. Strategico è l'impegno per la promozione del centro turistico, cuore della nostra memoria e risorsa importante per lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio. Un disegno complessivo che punta a migliorare la qualità della vita, a contribuire a sostenere il tessuto economico e le attività turistiche e commerciali. Questo mi piace ricordare, un bilancio all'insegna di scelte semplici, ma allo stesso tempo coraggiose, perché nonostante le grandi difficoltà che caratterizzano il nostro paese, ha la forza di guardare lontano, al futuro della nostra città, alla crescita sociale, civile ed economica della nostra comunità, per rinforzarne il senso d'appartenenza. Guardando al futuro, le sfide che abbiamo davanti sono tante, e per il bene di questa città riteniamo sia necessario individuare bene gli obiettivi, coinvolgere i cittadini, cercare di creare la condivisione con le parti sociali, esercitare un ruolo positivo sulle condizioni di vita di molti nostri concittadini che continuano ad avere bisogno. Sul decoro urbano, sulla riqualificazione delle aree, di quelle aree urbane che per troppo tempo sono state lasciate al pieno abbandono, diventando anche retaggio della criminalità e della clandestinità. Fissare regole chiare, standard di servizio, essere attrezzati al controllo e al monitoraggio, anche della soddisfazione dei nostri concittadini. Siamo chiamati a dare risposte di buon governo. Approvando questo bilancio, diamo un chiaro segnale che questa amministrazione è sulla strada giusta e sta lavorando per migliorare la nostra città e la qualità della vita delle persone che ci vivono o temporaneamente ci risiedono. Da parte nostra non mancherà il pieno e convinto sostegno. Lo faremo con la responsabilità, cercando di governare anche le difficoltà. Ma siamo convinti che la città ci premierà, sostenendoci. Con la stessa convinzione voteremo questo bilancio 2015. Grazie consigliere. Si è iscritto a parlare il consigliere Dionigi Palazzi per Forza Italia. Prego. Buonasera a tutti.
Il bilancio è un atto fondamentale della vita amministrativa di ogni ente. Non si limita infatti alla pianificazione tecnica delle poste da impegnare, ma definisce le priorità, le attenzioni e in ultimo la visione politica di un'amministrazione. Questo concetto vale dal più piccolo degli enti fino ai vertici dello Stato. I comuni non fanno eccezione e l'importanza dell'argomento merita una lettura globale che affianchi gli aspetti tecnici che potrebbero apparire come singoli punti di delibere distinte, ma che rispondono nelle nostre intenzioni di un preciso obiettivo politico e amministrativo. Questo bilancio presenta uno scopo fondamentale, che è quello di non aumentare la pressione tributaria sui cittadini. Non è un risultato di poco conto, dato il drastico e inesorabile taglio dei trasferimenti erariali al quale assistiamo ogni anno. Nel 2009 i trasferimenti erariali, cioè quanto lo Stato eroga agli enti locali, costituivano circa un quarto delle entrate. Ora ne coprono circa un dodicesimo, passando da cifre dell'ordine di 10 milioni di euro all'anno nel 2010 a poco più di 1,3 milioni nel 2015. Le precedenti amministrazioni avevano affrontato il problema scegliendo la scorciatoia dell'aumento della pressione tributaria, trincerandosi dietro al fatto che si può sempre incolpare il governo delle nuove imposte che, di anno in anno, vengono introdotte. Esiste però un'altra via: tagliare le spese inutili, rendere più efficiente la macchina per far sì che consumi meno. Eppure in condizioni così difficili è possibile operare interventi migliorativi, e lo abbiamo dimostrato. Già dalla scorsa estate abbiamo scelto di esentare la prima casa dal pagamento della TASI, perché crediamo che questa sia un bene primario che non debba essere tassato. Il governo Monti, nel suo tentativo, solo mediatico, di salvare l'Italia, aveva individuato la casa come obiettivo di imposizione fiscale. Tutti ce l'hanno e non si può nascondere. La casa costituisce il perfetto bersaglio di chi ha come scopo quello di tassare, anche se lo fa da bocconiano. Per Forza Italia e per i suoi alleati questa strada non va mai percorsa. Il governo Berlusconi aveva già abolito l'ICI, e qui a Riccione vogliamo, in piccolo, ripetere l'impresa di alleggerire il carico fiscale su quello che, spesso, è l'unico bene dal quale molte famiglie sono in possesso. La stampa di oggi riporta a tal proposito come per i cittadini riminesi la TASI sia nel 60% dei casi più cara dell'IMU. Non è un problema di poco conto. A Riccione siamo orgogliosi di poter dire che, per la prima casa, le imposte sono solo un brutto ricordo nel 100% dei casi. E non è tutto. In tempi di ristrettezze economiche si è trovata la possibilità di ridurre le rette degli asili nido. Il PD e la sinistra, campioni a loro dire di equità sociale, non avevano mai trovato il momento giusto di fare un passo in questa direzione. Volendo citare una celebre battuta cinematografica, ci abbiamo pensato noi a dire qualcosa di sinistra. Il bilancio che voteremo questa sera è un bilancio nuovo non solo nei numeri, ma anche nella struttura. Abbiamo infatti raggiunto la piena armonizzazione contabile che, al di là dell'aspetto prettamente tecnico, consente più ampie autonomie e un miglior controllo della spesa e di conseguenza una barra più ferma nell'azione amministrativa. Altro punto che portiamo all'attenzione del Consiglio Comunale è il contenimento della spesa per il personale. Il clamore mediatico che ha seguito alcune assunzioni è destituito di ogni fondamento dal momento che la spesa è in calo, così come lo è il numero dei dirigenti. A meno della liquidazione dovuta ad alcuni dirigenti prossimi al pensionamento, siamo in grado di dire che il comportamento virtuoso dell'amministrazione è riflesso nei numeri, confermando l'intenzione politica di fondo: amministrare meglio spendendo meno. Altra leva utilizzata per raggiungere questo scopo è stata la razionalizzazione di alcuni dei contratti di servizio. I servizi affidati a GEAT e l'illuminazione pubblica sono in fase di revisione, garantendo nel futuro ingenti risparmi a parità di qualità delle prestazioni rese. Il ricorso al debito, nonostante le reazioni scomposte delle opposizioni, causate da ogni minima notizia concernente nuovi finanziamenti o mutui, ebbene all'interno dei limiti previsti dalla legge e non desta alcuna preoccupazione. Colgo qui l'occasione per ricordare ai colleghi del Partito Democratico che il loro record di indebitamento è assolutamente al sicuro.
Non riusciremo nemmeno volendo ad accumulare un così alto cumulo di debiti come quello che le precedenti amministrazioni ci hanno lasciato dopo gli avventurosi investimenti, ed è un eufemismo, in opere faraoniche inutili come TRC e Palas. Non abbiamo toccato il sociale, non potendo fare leva sui più deboli per far tornare i conti, e abbiamo a che fare anche con l'internalizzazione, con i conseguenti costi delle attività sociali che prima erano in capo alla provincia. Scuole, case di riposo e servizi sanitari di competenza comunale sono pienamente finanziati e potranno operare in serenità. Non abbiamo tagliato risorse nemmeno al turismo, lì che dovrebbe essere, il che dovrebbe essere una sufficiente risposta a chi ci ha accusato di esserci dimenticati della promozione della nostra città. Gli investimenti nel turismo non presentano infatti un ritorno immediato e sono meno facilmente misurabili. Sarebbe stato facile intervenire su questo settore, ma per noi è vitale e non è dal nostro futuro che andremo a reperire le risorse. Le priorità sono quindi chiare: salvaguardia dei più deboli e rilancio della nostra primaria risorsa. Meritano poi una risposta, contestualizzata nel bilancio che andremo ad approvare, le dichiarazioni del PD comparse oggi sulla stampa. Sarebbero infatti scarse le risorse messe a disposizione per la difesa dell'Arenile. L'attività della Giunta ha raggiunto lo scopo di ottenere dalla Regione la promessa di interventi rapidi per sanare la situazione della spiaggia dopo la mareggiata del 6 febbraio. Ora, dire che solo la Regione si impegna a favore della nostra spiaggia è riduttivo e inesatto. La Regione non ha infatti l'abitudine di fare piovere soldi ovunque. Le risorse vanno tenute e non è un'impresa semplice. L'emergenza del terremoto del 2012 in Emilia, ad esempio, non è ancora terminata. Non è semplice trovare gli spazi politici per ottenere in così breve tempo interventi quali quelli che ci sono stati assicurati. Sostenere che Riccione non abbia a cuore la sua spiaggia, leggendo unicamente un numero in un bilancio, è un deliberato tentativo di mascherare il fatto che l'amministrazione è riuscita a sbloccare l'ingranaggio degli interventi regionali, ottenendo un intervento immediato e uno di maxi ripascimento per il 2016. In buona sostanza, in un atto tecnico come il bilancio dobbiamo prevedere quali interventi verranno effettuati direttamente dalla Regione e non possiamo prevedere spese non di nostra competenza. Come abbiamo detto, il fatto che una giunta regionale di sinistra dialoghi con un'amministrazione di centrodestra con più facilità di quanto venisse in passato dà l'idea di quale sia lo spessore politico del PD riccionese. Analizzando il lavoro svolto, poi, un dato spicca su tutti. La gestione di questi primi mesi è stata oculata e trasparente, al punto da farci meritare un allentamento dei vincoli imposti dal patto di stabilità. Possiamo avere, avendo dimostrato capacità nel gestire i soldi pubblici, la possibilità di spenderli. Siamo nelle condizioni di investire su Riccione e lo faremo. Ovviamente non è possibile per nessuno rivoluzionare una macchina così complessa in 9 mesi. La strada però è segnata e gli interventi sul bilancio che verranno portati nel corso della legislatura disegneranno una Riccione diversa. Il carico di debiti andrà certo ridotto. Abbiamo previsto a questo scopo un piano di alienazioni razionale ed efficace, liberando la città da quelli che erano diventati inutili orpelli, utili più come strumento, favoritismi politici che come risorse di una corretta gestione. Il piano delle alienazioni ha però il difetto di contare diversi immobili gravati da problemi di tipo tecnico e urbanistico, che le precedenti amministrazioni non hanno saputo sanare. La difficile congiuntura del mercato immobiliare, che per la prima volta va incontro ad una contrazione, rende le vendite più difficoltose. Molti dei beni che oggi ci apprestiamo a cedere potevano essere ceduti negli anni passati a prezzi migliori. Questo non è stato fatto. Chi era al governo della città dovrà renderne conto ai suoi elettori. Tra gli obiettivi di mandato c'è la rimodulazione, fino alla soppressione, dell'imposta di soggiorno. Ricordiamo quanto esposto in precedenza. Lo Stato ci ha fatto mancare 1,5 milioni e mezzo di euro da un anno all'altro. Non è possibile, e lo sottolineiamo, eliminare con un colpo di spugna una posta di tale entità. L'importo richiesto ai nostri turisti è però molto contenuto rispetto alle altre località, dove ormai questa fattispecie di gettito tributario è consolidata. Abbiamo iniziato semplificandola, ascoltando anche le esigenze delle categorie, e faremo quello che è sacrosanto, ma che chi ci ha preceduto non ha fatto.
Utilizzeremo i proventi per il decoro ed eventi. Lo useremo per promo commercializzazione, non per coprire costi di investimenti sballati. Le strumentali critiche al nostro riguardo per aver versato l'imposta ai tempi della sua istituzione tentano malamente di coprire la verità. L'imposta l'avete creata voi per riparare i danni fatti nella gestione del nostro patrimonio. Non è eticamente corretto incolparci per non essere ancora, e sottolineo ancora, riusciti a riparare totalmente i danni lasciati da chi ci ha preceduto. Criticate noi per non avere tolto quello che voi avete voluto e difeso, argomento non da politici ma da politicanti. Gli elettori sapranno coglierne la differenza. Il piano dei lavori pubblici rispecchia in maniera precisa quanto annunciato in campagna elettorale. Riccione Bella non ha bisogno di opere monumentali, ma semplicemente di manutenzione e cura. Non seppelliremo la città sotto altro cemento, preferendo riutilizzare l'esistente. Il piano triennale dei lavori ha quindi un indirizzo chiaro: scuole, viabilità, decoro. Deve essere bello vivere qui. Investiremo su questo. In conclusione, meritano certamente risposte le critiche che l'opposizione non ha mancato di rivolgerci in queste settimane in cui il bilancio andava formandosi. Il Movimento 5 Stelle, in particolare, non ha risparmiato critiche preventive, salvo poi non presentare nemmeno un emendamento nelle sedi opportune. Gli interventi sulla stampa sono però stati numerosi, attribuendo una chiara preferenza per la polemica anziché per la politica. Ci chiediamo come mai tali critiche, legittime per carità, non si siano tradotte in alcuna proposta costruttiva. Il motivo è chiaro, perché dal punto di vista tecnico la critica era semplicemente infondata. Il capogruppo Vincenzo Cicchetti ha aspramente criticato l'amministrazione per aver ottenuto un avanzo di amministrazione di 3,7 milioni di euro, attribuendo questo risultato ad un eccesso di tasse. Niente di più sbagliato. Gli avanzi non si modulano con la sola leva fiscale, altrimenti potremmo, in caso di disavanzi, semplicemente aumentare le tasse. Sarebbe d'accordo, consigliere? Oltretutto, l'avanzo non viene, per definizione, pianificato all'inizio dell'anno, ma è risultato di amministrazione che, evidentemente, è stata più efficiente del previsto. Gli avanzi, infatti, derivano, ad esempio, da minori spese o da maggiori entrate tributarie. È un segno che abbiamo ben amministrato, ma non vi va bene neppure questo. Inoltre, 2,2 milioni su 3,7 di avanzo sono vincolati a svalutazioni, crediti ed accantonamenti obbligatori per legge. Il 1,5 milioni restante è, in percentuale, assolutamente fisiologico per un bilancio come il nostro, che sfiora, nel suo importo complessivo, i 100 milioni di euro. Mi permetto un suggerimento. La polemica come unico scopo della politica vi rende un'unica possibile connotazione, quella di partito di eterna opposizione. Il PD non ha risparmiato, come era da prevedere, le proprie critiche, definendo il bilancio bello e senza anima. Tolto il simpatico titolo del comunicato, poco altro c'è di arguto nelle dichiarazioni del Partito Democratico. Accusa infatti l'amministrazione di non aver saputo produrre nulla di nuovo. Peccato che lo straordinario successo degli eventi che abbiamo organizzato li smentisca senza possibilità di replica. Il PD esibisce poi un atteggiamento schizofrenico nei confronti delle proprie linee nazionali. Mentre a livello locale si lamenta una disattenzione inesistente per la vacanza lunga, da contrapporre al modello mordi e fuggi del turismo del weekend, il ministro Poletti propone, insistendo, di fare lavorare i giovani d'estate, azzoppando il settore del turismo, costringendo le famiglie a ripianificare o accorciare le vacanze. L'accusa di prendere decisioni popolari, ma lontane dai bisogni della città, è poi ridicola se pensiamo al clamore mediatico che generano le polemiche del nostro premier e vostro segretario. Con una mano regala gli ormai famosi 80 euro, con l'altra toglie le risorse, taglia ai comuni che sono costretti ad aumentare le tasse. Anche per quanto vi riguarda, consigliere Ubaldi, abbiamo assistito ad una scarsissima, per non dire scheletrica, attività emendativa. I pochi emendamenti presentati, poi, non incidono sul bilancio in maniera significativa, ma costituiscono solo piccoli ritocchi di un impianto che non avete nemmeno pensato di modificare. Interpretiamo questo atteggiamento come una forma di condivisione del nostro operato, ma ci permettiamo di sospettare che il vostro voto sarà comunque, per partito preso, contrario. Ma se siete contrari a questo bilancio e io fossi un vostro elettore,
vi chiederei perché lo abbiate lasciato passare di fatto immutato. Noi vediamo solo risentimento, condivisibile peraltro, per il fatto che con le stesse vostre risorse, anzi meno, voi la TASI l'avete prevista per un valore di 2 milioni, siamo riusciti a fare quello che non avete mai fatto. Il merito va all'assessore Monaco, alla dottoressa Farinelli, oltre a tutto lo staff del settore, per l'ottimo lavoro svolto. A Rizzone si respira un'altra aria, non c'è bisogno di essere tecnici per notarlo. Vogliamo però che quest'aria si continui a respirare a lungo. Il bilancio è il nostro strumento e rinnoviamo la nostra fiducia all'amministrazione per un operato che non possiamo che definire eccellente. Grazie. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi da parte dei gruppi? Consigliere Pazzaglini, Partito Democratico, prego. Grazie Presidente. Bene, come diceva l'assessore Monaco, è arrivato il momento atteso, un momento atteso del bilancio. È l'intervento principale, confermo, sì. Il momento atteso del bilancio. Bene, cercherò di fare un intervento abbastanza a braccio, perché mi piacerebbe confrontarmi piuttosto che leggere come avete fatto in questo momento. Non siamo più in campagna elettorale, quindi è giusto anche confrontarci nel merito. Un momento atteso, ma che è un bilancio che ci presentate in cui non emerge una discontinuità netta politica. Mi dispiace, ma è un bilancio che ricalca sostanzialmente nelle parti fondamentali il bilancio che proviene dalle nostre amministrazioni. Con chiaramente ci sono delle particolarità politiche che ci possono permettere di fare dei ragionamenti e delle valutazioni. Partiamo dalla parte delle entrate però. Io sono entrato in Consiglio Comunale nel 2013 proprio perché a seguito dell'introduzione dell'imposta di soggiorno un consigliere comunale del PD si dimise e sono entrato proprio a seguito delle sue dimissioni. Non ho vissuto quel Consiglio Comunale. L'ho visto solamente in registrazione, ma un consiglio comunale che a qualcuno e soprattutto a vostri esponenti ha sempre è servito come nel modo operando del vostro politicamente modo di fare, avete sempre sfruttato le categorie per vostri interessi o per cavalcare semplicemente lo scontento del momento. Cioè, imposta di soggiorno che il Consiglio Comunale era diventato una barricata, l'Associazione Albergatori aveva fatto una questione politica e anche manifestazioni pubbliche proprio perché erano contrari. Ricordo che poi il punto politico fu che l'IMU era stata inserita nell'anno precedente l'introduzione dell'imposta di soggiorno al massimo, quindi l'aliquota massima del 10,6, poi venne riconfermata con l'introduzione dell'imposta di soggiorno. Bene, oggi ci rivediamo quindi confermata l'imposta di soggiorno, nonostante e in più, vice sindaco, anche l'IMU al massimo sugli alberghi. L'IMU al massimo sugli alberghi che quindi erano solamente proclami elettorali, sindaco, che abbiamo visto benissimo confermati in questo consiglio, che non ha quindi avuto una coerenza di tipo politico tra il dire e sempre il fare. Un'imposta di soggiorno che oltretutto vorrei dire non ci è stato comunicato in che modo verrà spesa, cioè quali sono le spese che faranno riferimento all'impiego dell'imposta di soggiorno. Trasparenza che è mancata anche, sindaco, nel piano delle razionalizzazioni, che abbiamo letto qualcosa sulla stampa che è uscita con un suo atto sindacale, nonostante che la legge anche del 190 del 2014 prevede che per trasparenza venga anche portata in consiglio per dibattere e discutere su quelle che sono le razionalizzazioni anche delle partecipate, e mi dispiace anche su questo tema non c'è trasparenza, e come non c'è la trasparenza quindi sull'imposta di soggiorno. Imposta di soggiorno che ricordava l'assessore, sì, verrà impiegata anche per la promocommercializzazione, ma vorrei capire quali sono gli investimenti che vogliamo fare in campo turistico, se è la promocommercializzazione che abbiamo visto negli ultimi 20 anni o cercare di esplorare nuove mete, come può essere che ha fatto Rimini, l'amministrazione Gnassi, con questo nuovo festival della magia,
che avrà una risonanza mediatica enorme, soprattutto in Cina, dove ci sono molti molti turisti che sono appassionati di questa tematica e quindi ci consentirà anche di allargare nuovi mercati. Quindi se noi vogliamo continuare a portare sempre i soliti mercati, sempre le solite fiere, sempre il solito modo di fare programmazione e soprattutto commercializzazione, anche lo stesso portale riccione.it, mi dispiace, ma ancora non è neanche attivo, vorrei capire quando entrerà in vigore, visto che, cioè entrerà in funzione, visto che la stagione tra un mese inizia. Andiamo avanti. La programmazione degli investimenti. In questo bilancio, come ricordavo, nella sostanza ricalca molto il nostro, ma non c'è una programmazione, non viene fuori quello che l'amministrazione si immagina di una riccione del 2020, del 2030, del 2040. Non ci sono investimenti nella parte turistica, semplicemente piccole manutenzioni, niente di più. Investimenti che non devo dire che debbano essere a fondo pubblico, perché come abbiamo fatto anche nei passati anni abbiamo sempre cercato che siano anche di concertazione con i privati, investimenti in partnership. Vorrei anche andare a verificare la parte dell'indebitamento. Consigliere Santi, negli ultimi 9 mesi mi si è tutte le volte che entravo nella parte dell'indebitamento mi si è rinfacciato che il comune di Riccione ha fatto 70 milioni di euro di debiti, che abbiamo indebitato il comune fino allo sfinimento, che oltretutto abbiamo quindi lasciato il comune quasi in dissesto. E voi mi rispondevate sempre che l'importante era adesso tagliare le spese, fare efficienza, ridurre l'indebitamento che noi non vediamo, anzi vediamo l'esatto contrario. Vediamo che nel 2014 è stato acceso un mutuo di 2 milioni di euro, vediamo che sono stati rinegoziati i mutui, quindi allungando la scadenza, quindi pagando chiaramente più interessi, ma riducendo la parte in conto la parte capitale della rata. E oltretutto nel 2015 vediamo una nuova accensione di debiti per pari a 5 milioni e 98 mila euro che viene ricopiata nell'anno 2016 e altri 3 milioni di euro nell'anno 2017. Bene, che sono 13 milioni più 2, 15 milioni di euro in più di debiti. Beh, mi sembra una questione non da poco, perché se ci siamo detti fino adesso che l'indebitamento deve diminuire, perché ci vediamo questo? E oltretutto facciamo debiti per andare a finanziare investimenti di breve termine, per dare una risposta immediata a esigenze minuscole che non creeranno nessun indotto, nessun nuovo turista, né nessuna economia, e quindi lascerà la nostra città senza una programmazione e una visione di futuro. Andiamo avanti. I tagli ai trasferimenti, come ricordava bene il capogruppo di Forza Italia, nel 2010 i trasferimenti da parte dello Stato erano di 10 milioni e mezzo di euro, e nel 2013-2014 sono arrivati a 2 milioni di euro, quindi in 5 anni noi abbiamo visto una diminuzione di oltre 8 milioni di euro di trasferimenti da parte statale, però i bilanci sono quadrati e non ci venite a dire che il trasferimento... che siete riusciti a farlo quadrare nonostante un piccolo e lieve trasferimento in minore parte, in parte chiaramente minore, sull'anno 2015. Quindi i trasferimenti sono anni che calano, sono anni che chiaramente cerchiamo di compensare questo calo di trasferimenti, ma i bilanci siamo riusciti assolutamente a quadrarli. E non aumentando le tasse, perché se mi dice che abbiamo aumentato le tasse, voi le state riconfermando, quindi vuol dire che voi confermate l'aumento delle tasse, per analogia. Quindi le tasse, abbiamo lavorato tantissimo sulla spesa, anche negli anni precedenti. Ricordo la diminuzione del numero anche dei dirigenti, il dimezzamento dei dirigenti, la riduzione dei costi del personale di oltre il 10%. Per quanto riguarda poi una cosa che ci tenevo,
sempre ritornando sull'indebitamento, nell'anno 2011, quando la dottoressa Farinelli entrò in carico al comune di Riccione come dirigente, venne fatto un riaccertamento straordinario anche dei residui, e infatti l'anno 2011 si chiuse con un avanzo di bilancio di quasi 14 milioni di euro. 14 milioni di euro, un avanzo straordinario chiaramente, quindi soldi che si erano rimasti in cassa, che l'amministrazione Pironi decise insieme ai consiglieri comunali di impiegare proprio per la riduzione del debito, in prima parte per il palacongressi e in seconda parte proprio per sui debiti e i mutui che gravavano maggiormente sull'ente comunale, quindi riducendo anche i mutui più onerosi. E proprio questo sta a confermare che nei 5 anni passati abbiamo cercato anche noi stessi di ridurre l'indebitamento in misura forte. Oltre a chiaramente a questa parte abbiamo rimborsato per ogni anno 5 milioni di euro di debiti e ne abbiamo acceso solo uno che era già completamente rimborsato per un'opera che chiaramente sappiamo qual è. Che è già stato completamente, e da cui derivava chiaramente già un impegno amministrativo dall'amministrazione precedente. Quindi questo è un bilancio a nostro avviso molto negativo per il semplice fatto che non dà una visione di città, lo ripeto, non dà una prospettiva, non dà soprattutto risposte, se non risposte immediate o di consenso elettorale. Riguardiamo semplicemente anche solamente da Fontanelle, essendo del quartiere di Fontanelle, la casina anche del buon vicinato, una casina del buon vicinato che sì, viene confermata una cifra di 80.000 euro, ma un progetto che va semplicemente a dare un contentino, perché è una struttura di legno, è una struttura piccola rispetto a quella che si era preventivato anche con la passata amministrazione di immuratura, che veniva a costare sicuramente quasi 150.000 euro, ma che andava a rispondere in maniera più opportuna alle esigenze anche di quel quartiere e senza correre il rischio nuovamente che la casina si incendi. Ma andiamo avanti, perché ci sono alcune cose da considerare. Però siccome non vorrei sempre fare un intervento polemico, mi piacerebbe anche che dare una visione un po' diversa politica di quello che doveva essere. Cioè, parto dalla questione del Green, no? In questo periodo, non vado a criticare l'iniziativa del Green, ma vado a dire che forse sarebbe opportuno fare un ragionamento politico che consentisse di considerare e inserire il verde in un ragionamento politico ampio di città, quindi cercando di dare una visione ecosostenibile alla nostra città. C'era il progetto del Boulevard dei Paesaggi, un progetto del Boulevard dei Paesaggi che avete assolutamente accantonato, che consentiva di collegare la costa con il nostro entroterra in una maniera ecosostenibile e collegata con percorsi nel verde. Mi piacerebbe che ci fossero scelte ecosostenibili, tipo finalmente scelte coraggiose che consentissero l'eliminazione delle auto e dei mezzi a motore sotto la ferrovia in estate. Mi piacerebbe vedere nuovi investimenti anche da parte del bilancio su quelle nuove idee imprenditoriali che possano dare sempre a Riccione, come lo è stato negli anni precedenti, quella tendenza in più. Idee imprenditoriali, non c'è un euro per investire su idee imprenditoriali nuove, su nuovi che magari possono essere anche nuovi punti di riferimento e di occupazione per i ragazzi. Andiamo avanti. Stavo pensando, ecco, la rinegoziazione dei contratti di servizio, che sia l'assessore che anche il consigliere
hanno ricordato, contratti di servizio che sì sono stati rivisti, ma sono stati rivisti assolutamente in peggio come servizio reso alla cittadinanza. L'ERA non mi sembra che raccolga in misura migliore, in maniera migliore i rifiuti. Io vedo in città che i rifiuti sono abbandonati fuori dai cassonetti, vedo che assolutamente gli orari di raccolta sono assolutamente diminuiti, vedo che il contratto anche con ERA Luce, di cui vi vantate, ha comportato una riduzione anche degli orari di accensione dei lampioni. E io mi ricordo, sindaco, quando lei lo diceva da questi banchi, che noi avevamo spento in certi orari invernali le luci nei parchi e quindi c'era un problema di pubblica sicurezza. Beh, qui adesso è tutta la città che lo sta pagando, se allora lo mettiamo su questo livello. Andiamo avanti, c'era la questione sempre sulle politiche giovanili. Una questione che è importante anche questa da analizzare, in cui non vedo un progetto, non vedo assolutamente un investimento che possa consentire ai ragazzi di creare dei punti di ricreativi o di un investimento anche fuori dagli orari di scuola, o che possa anche garantirgli qualcosa sia per loro stessi, per maturare, sia per cercare di incentivarli a un rapporto con il comune stesso e quindi anche tutta la cittadinanza, che rappresenti un valore sia per loro ma per tutto il comune. E quindi anche sulle politiche giovanili mi dispiace, ma noi non vediamo nulla. E vado a chiudere dicendo che mi piacerebbe assolutamente trattare anche il piano delle razionalizzazioni in consiglio comunale. Questa è una richiesta che va, chiaramente è uscito con un atto sindacale, ma mi farebbe piacere che andassimo anche ad analizzare quali sono le scelte politiche che vanno a interessare tutte le partecipate, ma non solo GEAT. Abbiamo visto SIS, abbiamo visto le farmacie, abbiamo APEA soprattutto, e altri tipi di società. In particolare, parla congressi, io rimango sempre più stupito dal fatto che c'è stata una guerra continua nei 5 anni precedenti sul palacongressi, e non solo sta diventando una struttura importante, un nodo focale di questa città, perché adesso la state facendo passare come una struttura veramente di valore, nonostante che avete nei 5 anni precedenti ha avanzato delle opinioni controverse su quella struttura, ma non c'è neanche poi un'idea di privatizzazione finalmente della gestione, che dovrebbe essere incentivata a mio avviso, perché il pubblico adesso è proprietario della struttura e dell'immobile, ma la gestione a mio avviso è la gestione commerciale, quindi anche delle superfici, ha poco a che fare con un business di natura pubblica, e quindi è giusto che si cerchi un gestore privato che possa veramente far funzionare quella struttura, che in questa fase e in questi anche mesi è veramente più vuota che piena. Dopo su questo lo interverrà anche il mio collega Arcangeli, sulla questione del ripascimento. Cioè, il PD rizzonese è assolutamente in buonissimi rapporti col PD regionale, e anzi il ripascimento straordinario che era stato fatto ben nel 2008-2009, se non erro, era stato benissimo già preventivato per l'anno successivo, quindi il 2016, già da qualche anno. Quindi non venite a vendere qui con questo consiglio comunale il fatto che siete riusciti a ottenere qualcosa che era già stato ottenuto. Quindi, per favore, cerchiamo anche di essere onesti intellettualmente. Vado a chiudere dicendo che a mio avviso questo bilancio è un bilancio negativo, è un bilancio che non risponde assolutamente alle esigenze di questa città, e mi piacerebbe che ci fosse più trasparenza da parte dell'amministrazione, cosa tanto decantata dalla consigliera Tosi quando era su questi banchi, ma che assolutamente adesso non vediamo. Trasparenza che non vediamo, trasparenza che soprattutto non viene concessa. Grazie Presidente. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? Consigliere Ubaldi, sì. Partito Democratico, prego.
Buonasera a tutti. Il tempo è ridotto. Cioè, sì, 10 minuti. Il principale l'ha fatto già. Sì, esattamente. Sì, perfetto. No, non volevo neanche intervenire adesso perché poi ci sono un sacco di punti e sarei intervenuto dopo nel dettaglio, però ho preso spunto dall'intervento di Andrea Dionigi Palazzi. La comunicazione, devo dire la verità, la vostra è eccellente ed è un complimento, non una presa in giro. È eccellente perché vi piace veramente comunicare. Stasera mi aspettavo una relazione di bilancio, non una propaganda politica, sinceramente, Andrea. Ti ho sentito come colui che rincorre ed è un chiaro segnale di quello che state facendo, mascherandovi da, con la comunicazione da, in questo momento, da amministratori, perché io sono sinceramente convinto che tu la metà di quelle cose che abbia detto o non ci hai riflettuto o non te lo sei puramente chiesto. Il bilancio, abbiamo fatto qualche emendamento che pensavamo andasse fatto, ma il bilancio sostanzialmente non è stravolto, non solo non è stravolto dal nostro, e te lo farò vedere durante il corso della serata, pratica per pratica. Ti porterò a capire quelle che sono le differenze dall'anno scorso a quest'anno, ma non per noi. Noi saremo coerenti, sia quando eravamo di là che quando eravamo di qua, perché c'è un'idea politica. L'ho cambiato idea, al di là dell'hashtag, non è più una cosa ironica, comincia a diventare una cosa seria. Perché in questo momento non è più un dato frequente, è una costante preoccupante. Tu hai parlato di un sacco di punti, adesso non voglio stare qui a citare l'IMU, gli stessi parametri dell'anno scorso, l'IRPEF, siamo allo 0,1%, l'abbiamo portata noi, avete aumentato la soglia di esenzione dai 15 ai 17 mila euro, è una differenza che nelle casse del comune passa da 315 a 285, mi sembra sostanzialmente una cavolata. Noi avevamo proposto in chiave sempre propositiva di toglierla completamente, ma non stiamo qui a fare propaganda. La tassa di soggiorno, indipendentemente da tutto, non so come l'hai vissuta tu, ma io l'ho vissuta in pieno, me la puoi girare come credi, e poi stasera quando tratteremo l'argomento sono ansioso di aspettare come sarà la ripartizione, perché ad oggi non ci è dato a sapere, e credo, da come vi siete mossi, da quella che è stata la campagna, da quelle che sono state le polemiche dei mesi scorsi, mi aspetto una rivoluzione per come verrà ripartita questa tassa, perché altrimenti non solo l'abbiamo lasciata, ma la ripartiamo identica agli anni scorsi. No ai tagli sul sociale, mi hai parlato quasi da comunista, e io mi aspetto allora, mi aspettavo dei valori in più sul sociale, visto che tu hai fatto polemica dicendo dite qualcosa di sinistra, ma visto che ti stai vantando di fare politiche sociali, perché non c'è un euro in più? No, lui ha parlato di no a tagli sul sociale, mi fate finire l'intervento, dopo sindaco lei ha più potere di tutti per parlare. No ai tagli sul turismo, io mi aspetto una politica turistica, un assessore al turismo che rispetto per quello che è, per la persona che è e per il professionista che reputo, mi aspetto una politica turistica aggressiva, soprattutto in questo momento che c'è una classe imprenditoriale ben connotata all'interno dell'amministrazione. E io mi aspetto una lungimiranza molto più importante di quella che sto vedendo adesso. No ai tagli sulla spiaggia, cavolo, sei anche un bagnino, ma no ai tagli sulla spiaggia. E poi mi viene a dire adesso avete detto che i soldi li mettete, vediamo, non ne fa, abbiamo trovato noi un dialogo con la regione, ma il dialogo con la regione è normale che ci sia, direi io che sarebbe uno schifo se la regione è del PD e il governo riccionese da un'altra parte e non ci fosse concomitanza. Io nel mio piccolo adopero perché questo avvenga, anche se non sono governo io. E così è normale che la regione aiuti un comune di un colore diverso. Tra regione e comune non ci può essere apparentamento politico, sono due cose ben distinte. E la regione è tenuta, al di là del colore diverso, ad aiutare i comuni. No all'aumento del debito. Scusami, forse però ti è sfuggito un particolare. Va bene l'agevolazione e tutto, ma qui il debito in un triennio va a aumentare di 16 milioni e mezzo. Avete acceso un mutuo, scusate, nel 2014 da 2 milioni. C'è, sì, però se io posso parlare ogni volta questi interventi, fateli anche quando parlano gli altri, un minimo di educazione. Allora,
Non c'è bisogno. Allora, avete acceso un mutuo? Silenzio, per cortesia. Allora, per cortesia. Scusa. Ho capito male. Sentite. Per cortesia. Per cortesia. La solita educazione, Gennari, ma noi siamo persone. Per favore. Siamo persone civili, tranquillo. Non all'aumento del debito, e l'aumento del debito te l'ho spiegato, alle alienazioni. Hai detto una cosa, Andrea, gravissima. Nelle alienazioni sono stati visti favoritismi politici, ma lo sai cosa vuol dire quello che hai detto? Cioè, è di una gravità assoluta. O hai delle prove certe per dire una cosa del genere? Le alienazioni le fanno tutte, le fa questo governo, le hanno fatti i precedenti, ognuno applicherà i propri parametri, ma tu hai detto una cosa estremamente grave. Indipendentemente da tutto, mi pare del mercato immobiliare in crollo per la prima volta. No, il mercato immobiliare è in crollo da 10 anni. Eppure, se andiamo a vedere i parametri adottati, nei valori, c'è qualche diminuzione, ma c'è anche qualche nuova voce, no? Dopo lo spiegherà nel dettaglio il buon Casadei. Quindi, come vedi, le alienazioni vengono utilizzate da tutti i governi, indipendentemente da... Ma quello che hai detto prima è di una gravità assoluta. Comunque, per fare un riepilogo breve, io guardo, perché poi voglio fare, e l'ho detto al primo giorno, una posizione completamente diversa, non voglio attaccare solamente, io dico quello che non va secondo di quello che è il mio pensiero, così come tutti i ragazzi, però vogliamo essere anche propositivi. Questo bilancio dà delle linee di indirizzo politico. In queste linee di indirizzo politico io non ho visto nessuna proposta delle politiche giovanili, lo aveva menzionato prima Tommaso, ma sinceramente non ce n'è. Nessun intervento economico per sviluppo del tessuto turistico e imprenditoriale, e qui ritorno alle politiche turistiche che io mi sto aspettando. Cioè, noi in questo momento, lo dirò sempre, indipendentemente da chi c'era prima e chi c'è adesso, non siamo in grado di definire la nuova classe imprenditoriale nel nostro territorio. E da questo bilancio io non ho visto risorse in questo senso, se permetti. Nessuna politica per una città con meno barriere architettoniche, non voglio tornare, ma ho visto che hai fatto un post simpatico su una cosa che non meritava una polemica, ma è stato un punto caldo a cui tengo molto, al di là di quell'aspetto che lì è chiuso e lì rimane. Le barriere architettoniche sono un problema serio che questa amministrazione mi auguro affronti, se non lo ha fatto quest'anno, qui non c'è nessuna risposta, zero. Lo farà nei prossimi anni, perché credo che sia un punto fondamentale per una città di tendenza e che guarda avanti come riccione ci si aspetta che sia. Nessuna politica per la strutturazione di una nuova viabilità, non parlo di TRC, chiuso il discorso, non lo voglio neanche aprire stasera, parlo solo esclusivamente di viabilità. La viabilità è fuori discussione che con dei cambiamenti che ci sono stati anche nell'ultimo momento, lo sfondamento di Viale Berlinguer, l'obiettivo che ha questa amministrazione dello sfondamento del 19 ottobre, tutto sta cambiando la viabilità. Il trasporto pubblico, piaccia o non piaccia, è possibile che abbia una sua attuazione in questa città, e io però ancora oggi non vedo un piano strategico, non è mai stato esibito. Ecco, io vorrei che in un bilancio si guardasse un po' anche a questo. Il bilancio non sono solo numeri, perché i numeri rispondono alle linee di indirizzo. Quindi quello che io mi aspetto è che da questa amministrazione vengano input diversi, e per chiuderti il discorso, ritorno a prima Andrea, non puoi aspettarti che noi facessimo una carrellata di emendamenti e dopo ti ricordo quelli che la tua parte politica fece l'anno scorso, definiti da loro stessi provocazioni, non emendamenti, perché solo ed esclusivamente questo bilancio nella struttura fondamentale è il bilancio del Partito Democratico, con delle variazioni, che piaccia o non piaccia, strutturalmente è il nostro bilancio, te lo dimostrerò dopo, e dopo vedrai anche la nostra coerenza nel non cambiare idea. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi da parte dei rappresentanti dei gruppi? Consigliere Cicchetti, Movimento 5 Stelle, prego. Intervento principale? Sì, principale, principalissimo. Prego. Tanto c'è poco da parlare. Allora, faccio un piccolo prologo. Secondo me esistono tre versioni della Tosi.
esiste la versione 1.0 che è il primo mandato, esiste la versione 2.0 che è il secondo mandato, esiste la versione 3.0 che è quella attuale. Ogni tanto però sbagliate a caricare il sistema operativo. Andiamo a vedere un attimo. Consiglio comunale del 19 febbraio 2015, due mesi fa. Citazione, minuto 3.44, potete andarlo a vedere tutto su YouTube, Consiglio comunale, eccetera, eccetera. L'ho detto, se la regione non ci darà i soldi, noi li metteremo, perché è giusto e corretto che sia così. I danni ammontano a 15 milioni, prego, 15 milioni di euro, e se la regione ci mette solo 5 milioni non è un problema, ma non è un problema che io mi faccio dicendo che brutto cattivo che è Bonaccini, no, prendo e mi metto le mani nelle tasche. Questa deve essere una versione che è andata su così, perché le mani nelle tasche, e qui 100.000 euro quest'anno, 100.000 il prossimo anno, 100.000. Ma aspettate, la cosa più bella è questo che dicono qui di dietro, è che anche voi avete questo contatto con la regione. Bonaccini, mi sono fatto dare il triennale dalla nostra consigliera comunale. Bonaccini ha previsto, ascoltate, 5 milioni, popolo ascoltate, 5 milioni, noi siamo mise, ci vede bene, ha previsto 184.296 euro, adesso te lo porto così lo vedi, per il 2015, per le foci del Marecchia e del Conca, non lo cita neanche Riccione. Ed è nella tutela e valorizzazione dell'ambiente. Nel 2016 l'importo è zero, nel 2017 zero. Un attimo solo che glielo porto. Sì, lo so che... Ma lo so che siete il governo della città, questi sono i numeri. Se avete sentito, però nel bilancio non ci sono. Cortesemente una nel bilancio volta. Non ci sono, quindi io vedo quello, finché vedo quello, mi dispiace. Quando arriverete con 5 milioni dentro un bilancio, ne parleremo. Andiamo avanti. Gli altri 10 milioni che metteva lei? Qui ce ne sono 100.000, gli altri 10 milioni? Ah, ok, va bene. A posto. Aspetti un attimo. Allora, c'è chi dice che questo è un bilancio che finalmente aggredisce le spese. Il personale, il costo del personale non è cambiato, anzi è aumentato di 200.000 euro. Questo è il foglio che ci hanno dato gli uffici. Qui ci sono i costi del personale anno per anno. Andiamo avanti. Le alienazioni. Passo alla Renata 2.0, quando era qua. Se poi veniamo all'elencazione che è assessore, ha fatto lei, mi dispiace, ma ancora una volta cercate di mettere in vendita delle opere senza una vera e propria perizia. Quindi il valore potenziale, mi riferisco alle Bertazioni, mi riferisco addirittura alle Pascoli che neppure nell'ambito del piano delle valorizzazioni ci sono, e questo lo sottolineo anche grazie alla stessa evidenziatura che fa il Collegio dei Revisori. Quindi sono valori puramente inventati, buttati lì giusto per fare quadrare il bilancio, giusto per dare quell'entrata che va a coprire i famosi 9 milioni del triennale. Voi la Bertazzoni l'avete valutata 10 milioni. Sì, va bene, ok, ci spiega tutto, non c'è nessun problema. E parliamo della cosa, della CGIL. Siamo nel comune con la maggior quantità di immobiliare abbandonato. Lo sapete questo, lo vedete. Se partite da Misano... Subito avete la Mater Dei, poi avete la colonia dell'Enel,
poi andate un po' più avanti, c'è Vetta Albertazzoni, poi ci sono le terme, poi andate più avanti, c'è l'area dell'ex acquario, che non si sa cosa faranno, poi andate più avanti, a parte un paio di alberghi falliti, poi andate più avanti, c'è il Grand Hotel, l'ex fonderia abbandonata, i Sisti, rivenite un po' in su e c'avete il Sirenella abbandonato, e poi passate la ferrovia, c'avete il Bombo, tornate giù, c'è via Latini, andate un po' più in giù, c'è il Savioli, lì bello abbandonato, e poi se arriviamo laggiù al Marano è un gran casino. Io ho fatto una richiesta già da 6 mesi, dove c'è l'immobile della Reggiana che dovrebbe essere transennato e dentro c'è un'utenza elettrica. Ho fornito la foto del contatore elettrico e quello è un immobile che sta per cadere, cade nella testa, c'è della gente che ci va dentro, addirittura ci sono quelli che vanno a leggere la luce, no, anzi è elettronico, quindi lo leggono da distanza, quindi non c'è nessun problema. Questa è la situazione dell'immobiliare. Voi parlate di alienazioni? Riccione è il comune dove, ma è un'indagine del Sole 24 Ore di un anno fa, non è colpa vostra, sia ben chiaro, però la realtà è questa, è un'indagine del Sole 24 Ore di un anno fa. Riccione è il comune dove gli appartamenti vanno alla metà in asta fallimentare, vanno alla metà di quello che è il valore minimo dichiarato dall'Agenzia dell'Entrata, dall'Osservatorio Mobiliare Italiano, dall'OMI. L'OMI dice che vale 340.000 euro, va all'asta fallimentare a 170.000. Avete visto con via Latini, non ce la fate a darlo via neanche 600.000, ed erano partiti da 1.200.000. La caccetta lì, come cavolo si chiama? Non lo so, Villino Pater, eccetera, eccetera. Quindi questa è la situazione. È un bilancio coraggioso? Io avrei fatto qualche cosa un po' di più riguardo all'in-house. L'in-house si poteva cominciare un percorso in-house, perché ottenere 25.000 euro su un appalto da 1.600.000 per la luce di ERA, a me mi sembra ridicolo. ERA risparmia quei 25, non sponsorizzando il prossimo anno il Christmas Village, le ha già risparmiate quei 25.000 euro, e 1.600.000 altri comuni nella regione, tipicamente Forlì, stanno ricominciando a considerare la raccolta, di fare la raccolta dei rifiuti in casa, di fare l'illuminazione in casa, di fare lo spazzamento in casa. La questione di Via dei Mille, che è 6 mesi che è lì, è derivata dal fatto che ERA fa quel cavolo che gli pare. Di chi è la colpa dei 6 mesi? Per fare una fogna hanno fatto 2 appalti e per fare 2 appalti ci ha messo 4 mesi. Il primo appalto è andata l'USL il giorno dopo e li ha fatti chiudere. Perché? Perché adesso se tu apri una strada non è più come 20 anni fa quando c'era Lamia, che la responsabilità era tutta sua, e se la strada non si richiudeva si andava da lui, lo si prendeva per il coppetto, gli si diceva: oh, quando la chiudi quella strada? Adesso ci sono 40 responsabilità, ERA, SIS, GEAT, AM, adesso si apre una strada e non si sa più quando si può chiudere. Ecco perché l'in-house comincia a diventare importante da fare, perché l'in-house è una gestione che permette di risparmiare alla fine. Ci sono dei costi occulti che le pagano i cittadini. Via dei Mille chiusa, a parte il traffico di Pasqua, ma Via dei Mille chiusa per 6 mesi solo perché ERA non è capace di fare una cosa, un appalto per fare una fogna di 2 metri, è un assurdo, non sta da nessuna parte. E questa è la situazione. Allora, si può essere un po' più coraggiosi? A me non me ne frega di spostare 10.000 da qui a di qua. Dionisi, non mi interessa niente quello lì. A me quello che mi interessa è che si faccia qualche cosa di sostanziale in questo paese, in questa città. E sostanziale è cominciare a riprendere in mano i servizi, chiudere le partecipate e portarle in comune. Questo è sostanziale, non le privatizzazioni.
che ci hanno fregato per 20 anni. Ci avete era adesso, avete voluto le privatizzazioni, chi è che le voleva? Forza Italia. Adesso ci abbiamo era che fa quel cavolo che gli pare. Si mette a ridere quando gli dice ma rivediamo il contratto dell'illuminazione, si mette a ridere, dice vabbè 25 te le rendo. Infatti nei tagli cosa ci sono, 25.000 euro su 1.600.000? Se io vado da un fornitore che gli do 1.600.000 in questi tempi di deflazione, e bisogna che parliamo anche di deflazione, se non aumentano le imposte in un periodo di deflazione, la deflazione significa che i prezzi calano, non che crescono. Quindi non dovrebbero aumentare le imposte, anzi dovrebbero calare un po', ma evidentemente... Comunque, ritorniamo ai tagli. Quanto c'ho ancora? Io ho 9 minuti, te vuoi che parli? No, no, ah no, aspetta, c'è quello del Lombardia, adesso ti porto anche questo. Corte dei Conti, merito, in tema di... A parte che il merito, se parliamo di merito, di Pironi, quello in bilancio di Pironi. I 3,5 milioni sono di Pironi. È sempre meglio avere, perché noi abbiamo fatto solo una correzione di bilancio minima a novembre, non abbiamo fatto niente, quello è un bilancio che l'ha disegnato Pironi, non c'è niente da fare. Ma al di là di quello, sentiamo cosa dice la Corte dei Conti, non lo dico io sono un imbecille, quindi è noto ormai. Merito, in tema di avanzo di amministrazione occorre osservare che la legge fondamentale applicabile agli enti pubblici disciplina le operazioni con cui si giunge a calcolarlo, nonché determina i vari utilizzi distinti in 4 diverse allocazioni di bilancio. Sotto il profilo definitorio, l'avanzo di amministrazione si configura quale risparmio pubblico, ovvero eccedenza di risorse sottratte ai contribuenti. L'italiano ha ancora un senso qui? Eccedenza di risorse sottratte ai contribuenti. Cosa significa? Meno tasse o forse troppe tasse? E agli utenti rispetto alle previsioni di spesa per i servizi da erogare. Adesso ti do anche questo è Corte dei Conti della Lombardia. Rispetto a un comune che diceva siccome c'è un avanzo lo vorrei spendere per darlo alle imprese, gli hanno detto no, quello lì è fissato, non lo puoi dare in giro perché hai sbagliato a fare i conti, questa è la situazione. Dopodiché è meglio l'avanzo del disavanzo. Poi arrivano quelli che mi dicono a Pomezia i 5 Stelle hanno fatto l'avanzo, ma lì è per forza, c'erano 7 milioni di debiti, con cosa lo copri? Per forza devi fare un avanzo. E come Pizzarotti è costretto con 800 milioni di debiti, cosa vuoi fare? Vuoi fare ancora disavanzo? Devi fare avanzo per recuperarlo. La situazione di Riccione ha ragione il PD, non c'è niente di nuovo, non c'è niente di nuovo in questo bilancio. Cosa c'è? Cosa vedete? 5 milioni di tagli, di cui 1 milione è fatto risparmiando sugli interessi e sulle rate. Ma come risparmiate? Mandando 2044. A me non me ne frega niente, 2044 che cazzo sono io? Non ci sono più, quindi... Ma però voi, cavolo! Cioè, i figli, i poveri figli di Monaco, quanti anni hanno quei bambini? Hanno 30 anni. Andranno nel posto e mi va un malas, 5 milioni a tempo. Che patacca! Io non lo so, ragazzi. È 1 milione che spostate a cosa. Le altre, vabbè, recupero le altre, vabbè, 5 milioni, siete bravi, ma il problema grosso era quello che diceva la Tosi nella versione 2.0. Che noi ritorniamo, cosa? Aspettate. Di andare continuamente a ingessare la parte ordinaria con un appesantimento di spese costanti e continua che assolutamente non riuscivate e non riuscite ad aggredire. Questa è la sostanza di questo bilancio. La parte fissa non ce la fate a diminuirla. Se non eliminate ERA, che vi porta via 15 milioni all'anno, cercando di prendere meno personale possibile, ad esempio, come dirigente, mi guardi male?
come dirigente si poteva prendere un geologo, almeno risparmiamo nel geologo. Invece dobbiamo andare a prendere un geologo perché abbiamo preso uno laureato in economia e commercio. Riaprite i bandi, l'avete fatto una volta, riapritelo una seconda volta e cercate un geologo. Cioè, per me è un buon sistema, no? Avete cercato uno laureato in economia e commercio e poi vi serve il geologo da andare a prendere fuori perché comunque serve. Questa è la situazione. Il buon senso è questo. Non c'è niente da fare questo. Siamo a questo livello qui, ma soprattutto, io ripeto, non c'è niente da dire sui 10.000 in più, 10.000 in meno, non mi interessa, non è questo il lavoro. Siete stati anche bravi con i soldi che avevate. Vi hanno lasciato 78 milioni di debiti. 78 milioni di debiti sono dati 2013, mi sembra che adesso siano calati un po', adesso lo vedremo nel consuntivo 2014, sono 2.300 euro di debito a cranio, a Riccione. Per fare il riferimento con qualcuno che è qui vicino, a Rimini c'hanno 800 euro di debito a cranio, cioè loro si possono fare altri due palazzi dei congressi per raggiungere il nostro indebitamento. Noi abbiamo un costo dipendente a cranio di 450 euro, a Rimini c'hanno 300 euro, possono prendere altri 500 dipendenti per arrivare come noi. No, prendono la provincia te le lasciano a te. E tanto votate insieme, te Ignazio, quando si tratta di allungare i debiti, votate insieme, quindi non c'è nessun problema. Te le rifilano a te, non ti preoccupare. Hanno già fatto le divisioni, che se le tengono a Rimini tutti quanti, faranno un po' per uno, non potete, non lo so, sì, vabbè, se ho letto il bilancio non possiamo, però per esempio abbiamo il segretario comunale insieme con Montefiore, però gli aumenti glieli abbiamo dati noi perché Montefiore, c'è scritto nella determina, Montefiore non c'aveva i soldi per darglielo. Uguale, qui abbiamo tagliato 135.000 euro perché erano i soldi che ci dava Coriano per gestire le multe, sono, perlomeno me l'hanno spiegato così, poi magari sarà anche diverso, ma non mi interessano queste cose qui di piccolo cabotaggio, mi interessa una filosofia da portare avanti. La filosofia da portare avanti è quella di liberarci di tutti quegli orpelli, anche GEAT. Se io spendo 1 milione nelle strade, allora noi risparmiamo adesso 1 milione in GEAT. GEAT cosa fa? Cura meno il verde e fa meno asfalti, tanto fa quelle due robe lì, ma non solo, noi gli diamo dei soldi che gli diamo, GEAT si tiene il 18% per pagarsi la struttura, ma perché dobbiamo dargli il 18% per pagarsi la struttura? Su 1 milione ci perdiamo 180.000 euro di asfalti, più l'IVA. Perché non li portiamo direttamente a casa? C'è già una struttura che fa le paghe, c'è già una struttura che ha tutte le competenze per gestire del personale, perché non lo portiamo a casa? E gli asfalti ce li facciamo in casa? È questo che non riesco a capire. Perché dobbiamo sempre delegare e pagare sempre quella sommatoria in più, visto che mancano i soldi, quella sommatoria in più per mantenere Tommaso Di Vignale, quello che ha tre nomi là, era a 500.000 di euro l'anno. Lo manteniamo noi, siamo noi che gli paghiamo una fattura da 15 milioni, paghiamo una fattura da 15 milioni ad era, totale, traspassamento, raccolta rifiuti, tutta roba che potremmo fare in casa. E perché non lo facciamo? Perché non parte un percorso di questo genere qui? È questo che voglio vedere da voi. È questo che voglio vedere. Si riesce a fare? È questo, tutto qui. Grazie. Grazie consigliere. Altri consiglieri che vogliono? Consigliere Santi, Noricionesi. Prego. Buonasera a tutti. Il mio non sarà un intervento polemico, ma un intervento rivolto alla città. A tutti. La città. Con questo bilancio noi abbiamo guardato al bene della città e alle sue esigenze. Abbiamo investito molto su alcuni settori e già i risultati i cittadini li stanno vedendo. Per esempio dal punto di vista turistico sia il Christmas Village che il Green Park che tutti gli eventi che partiranno in estate. Il primo significativo che oggi è stato pubblicizzato è il Vans Festival che porterà a Riccione
probabilmente oltre 10.000 turisti, è una cifra importante per una sola serata, più tanti altri eventi, e sul bilancio si nota che l'investimento è cresciuto, denota la nostra volontà di incentivare il discorso turistico. Discorso turistico, abbiamo dei dati interessanti anche per il periodo natalizio, per esempio. Gli accessi in autostrada a Riccione sono aumentati rispetto all'anno precedente del 10%. E i pernottamenti rispetto all'anno precedente, periodo 20 di dicembre, 8 di gennaio, sono aumentati del 6%. Questi sono dati pubblici che qualsiasi consigliere può andare a richiedere. E per quanto riguarda Rimini, invece, a Natale le entrate in autostrada hanno avuto una flessione dell'8%. Questo per guardare anche i vicini come si comportano. Per quanto riguarda il sociale, nel sociale abbiamo investito molto. Ricordiamo due interventi e abbiamo visto e abbiamo ascoltato anche il dirigente dottor Chiani in commissione parlarci di questi due grandi interventi per l'inserimento dei disabili nella scuola di secondo grado. Quindi sono risorse e prestazioni di personale specializzato che prima garantiva la provincia, oggi la provincia non è in grado di garantire, e quindi ci accolleremo noi questa spesa, perché l'aiuto, l'inserimento e l'intervento educativo sui disabili è fondamentale. Quindi gli investimenti per il sociale aumenteranno e aumenteranno anche nei prossimi anni. Altro dato di aumento per disabili, anziani e minori. Ci sarà una maggiore spesa, anche qui perché in forma associata ci sarà una gestione in forma associata, perché non lasceremo soli, appunto, anziani, disabili, minori. Non lasceremo soli e investiremo su questo settore. Investiremo ancora più risorse rispetto al passato, perché il sociale, e mi rivolgo sempre alla città, è per noi fondamentale. Dopo il turismo e il sociale parliamo di un'altra grande... un altro grande intervento sulle manutenzioni, perché le manutenzioni stradali, delle opere stradali, sono presenti anche nel programma triennale, oltre agli interventi contenuti nel bilancio, e questi interventi aumentano rispetto agli anni precedenti, ma aumentano in tutta la città. Infatti abbiamo iniziato, i cittadini lo sanno, un giro con tutta la giunta, il sindaco, i consiglieri nei vari quartieri per raccogliere le esigenze. Quindi non è vero che ci stiamo rivolgendo solo, come dicono alcuni, alle zone centrali, ma a tutta la città. Un esempio: abbiamo previsto nel piano triennale per il 2015 il restyling di Piazza Spontricciolo. Abbiamo previsto, e dopo parleremo dettagliatamente, abbiamo previsto la pista ciclabile a San Lorenzo, abbiamo previsto tanti interventi per tutti i quartieri, perché tutti i quartieri cittadini per noi sono ugualmente importanti, e anche dal punto di vista turistico, a parte gli eventi in via Ceccarini, ci saranno, come ho detto prima, eventi al Marano, ma ci saranno eventi turistici in tutte le piazze dei quartieri della città. Perché, e lo ripeto per l'ennesima volta, tutta la città è importante per noi. Non deve passare assolutamente il concetto che siamo attenti al centro e non alle zone periferiche. Questo non è assolutamente vero. Per quanto riguarda le tasse, è stato già detto tutto. Unica in provincia, a Riccione, non si pagherà la TASI sulla prima casa. L'indebitamento, e qui ho anche la relazione dei revisori dei conti, passerà. Il residuo debito, leggo, 2014 79 milioni 478, 2015 73 milioni 264, questi sono dati contenuti nella relazione dei revisori dei conti che adesso non sono presenti, ma potete leggerli e sono di evidenza pubblica. Quindi dal punto di vista del debito non è vero che stiamo indebitando la città, anzi stiamo contenendo il debito in termini assoluti. Quindi più investimenti per la città, stiamo tenendo a freno il debito, stiamo pensando al futuro nostro e dei nostri figli, non per indebitarlo, come è stato detto, ma per rendere Riccione sempre più bella, per fare quelle manutenzioni che oggi sono assolutamente necessarie. Non abbiamo bisogno di nuovi baracconi, non abbiamo bisogno di investimenti sballati, abbiamo bisogno di manutenzioni, ad iniziare dalle scuole, dove ci sono delle infiltrazioni gravissime in molti edifici, manca l'antisismica, ci sono infiltrazioni in molti edifici pubblici. Dobbiamo cercare di mantenere e di migliorare quello che c'è. Questo per il bene di tutti. E quindi siamo molto contenti di questo bilancio, siamo molto trasparenti in quello che stiamo facendo,
e assolutamente andiamo avanti e andremo avanti nei prossimi anni per il bene di tutta Riccione, tutta, sottolineo Riccione. Grazie. Grazie consigliere. Chiede la parola il consigliere Montanari, noi riccionesi. Prego. Cosa devo dire, signor sindaco? Le ho belle sentite tutte. Io, Vincenzo, sono convinto che stare in opposizione serva a qualcuno. A noi è servito molto stare in opposizione, 10 anni. E a qualcuno di voi sta facendo bene. Ma ancora non è niente, abbiate pazienza. Il bello deve ancora venire. Hai fatto una panoramica, adesso io mi rivolgo al PD perché dopo entreremo dopo nell'altro mio intervento, abbiamo ereditato delle cose che è meglio non parlarne. Io dicevo alla sua commissione, abbiamo ereditato un colabrodo. Te sai cos'è colabrodo? Allora, hai fatto una panoramica di strutture private che non so che senso abbia avuto questa critica a questa nuova giunta, che io devo fare un plauso perché onestamente non mi aspettavo in così poco tempo che avessero avuto una forza così di andare avanti con quello che stanno facendo molto bene, perché sono bravi e perché anche la minoranza è anche molto debole, sono due cose molto molto diverse. La Mater Dei è dei privati. L'Enel, no, non lo sai, te lo dico io se non lo sai. Ora, se tu sei capace andare a fargli fare l'intervento a quelle banche di Padova e Vicenza, tu sei bravo, vaglielo a fare. L'Enel, conosciamo la storia, l'Enel. No, no, aspetta, dopo arriviamo. Vi L'Enel, posso parlare uno alla volta. Eh? L'Enel, lasciamola stare. Le terme, non mi posso pronunciare, sono in una parentela stretta, non mi pronuncio. Sixi, cioè, questa è una storia. Vincenzo, lo conosci, non è la storia di Sixi? Sì, bene. Conosci bene il Grand Hotel? Conosci bene il Bombo? Sì, quelli del PD di prima, il PD di prima cosa volevano fare? Sì, sì. Ti ricordi, no? Ecco. Insomma, dico, i Savioli è una proprietà privata, si fa fatica a entrare. Le Colonia l'abbiamo ereditato con questo futurismo che ancora non si sa se riusciamo ad andare avanti, ma sono tutte cose, progetti che abbiamo ereditato in passivo. No, ho capito. Tu vuoi incolpare che non si possa intervenire a questa nuova giunta? Non entro nemmeno in merito, E ripeto, fate una giusta opposizione, perché l'opposizione è saperla fare bene. Potrebbe essere di incentivo anche noi della maggioranza. Un'ottima opposizione potrebbe aumentare anche la maggioranza. Questo per il bene di tutti, non di qualcuno, di tutti. Ripeto, guardo agli interventi che questa commissione deve fare, mi ritrovo di fare gli interventi in una scuola dove piove, in una piscina dove piove, in un polo congressi dove piove, nelle scuole l'antisismica con dei problemi che non ci sono, ma queste robe qui noi le abbiamo ereditate, questi danni non li abbiamo mica fatti noi, questi danni qui qualcuno li avrà fatti, questi danni. E quando si eredita qualcosa, io con mia moglie ho ereditato poco, non avevo niente, ma quando si eredita dice ho avuto l'eredità. L'eredità deve essere qualcosina di sostanzioso. Ma questo noi abbiamo avuto un'eredità che dovevamo spendere, mi sembra, nel bilancio una certa cifra per mettere a posto le scuole. Ma guardate, dove eravate prima? Le scuole è un disastro. No, io ero in minoranza, io ero di là. Cosa? Uno alla volta. No, ma grazie. Le manutenzioni dovevate farle. Dove vieni giù l'acqua dovevate farle. A Polo Congresso dovevate farle qualcosa, no? Perciò sembra che noi, che eravamo in minoranza, la colpa è la nostra. Noi prima eravamo di là, lo sai, no? La colpa è la nostra, perché noi abbiamo... Va bene, dopo la città nel suo insieme, qualcosa hanno cominciato a capire e qualcosa di giusto è arrivato.
qualcosa di giusto è arrivato, perché quando tu proponi a una città delle innovazioni, in questo bilancio non proponi, o proponi di non aumentare le tasse, di andare verso il ceto più debole, ma il bilancio sta poco, basta vedere la divisione dei conti. C'è bisogno di fare tante discussioni, tante polemiche, tante cifre. Il bilancio è qui. Io sfido chiunque, io conosco bene quello della scuola, ma il bilancio l'abbiamo, più io lo leggo, Vincenzo, a son po' in Vournet, né più, più non ci capisco niente. Vado a vedere alla fine i revisori, dove si investe, dove dobbiamo investire. Tutte chiacchiere inutili, inutili. Io quando si premia il sociale, l'handicap, che non mette le scuole materne, gli asili nido, queste sono le cose importanti che a me mi fanno piacere. Hai capito? Io poi pratico molto e mi fa molto piacere in questo periodo queste case protette. Beh, vedo gente che come Alzheimer, alcuni sono molto meglio di voi altri, eh? C'hanno un po' più memoria, eh? E quando mi vedono, alcuni mi riconoscono, eh? E quando parlo mi riconoscono, ma oggi dico, la memoria ce l'ha. Il consiglio comunale qualcuno c'ha meno memoria, hai capito? Perciò bisogna stare molto attenti, eh? Io c'ho Google, dai. No, che Google, Facebook, tutti questi buchi ormai. Google, te guarda Google, io guardo questo qui. Perciò le polemiche, a me sembra che il bilancio sia sano, che i cittadini siano contenti, che non si aumenti niente, si fa quello che si può e andiamo avanti. Perciò dico, Vincenzo, l'opposizione ci vuole qualcuno, eh? Potrebbe fare bene, potrebbe fare bene.